Ben ritrovati amici di edili.com. In questa puntata siamo a Ravenna alla fiera OMC, ovvero la fiera incentrata sull'energia nell'area mediterranea, e noi abbiamo esplorato per voi i padiglioni proprio di questa esposizione alla ricerca di novità e curiosità per il mondo edile. Parliamo della realtà aumentata, che ha vari utilizzi. Ecco, in edilizia qual è la sua utilità, in che cosa può aiutare? La realtà aumentata in realtà diventa quasi obsoleto ormai, parliamo più di realtà mista. La realtà mista aggiunge alla realtà aumentata la possibilità di avere il digitale inserito realmente, non sopra il reale, ma veramente ricalato come se fosse installato. Quindi fondamentalmente tutto quello che viene visualizzato, quello che viene progettato, viene già visto sul posto e può essere anche preso per analisi, per controllare eventuali problemi di interferenze, di clash, che possono poi creare delle problematiche di installazione o dei rallentamenti nella fase di montaggio e installazione. Qualche dettaglio in più proprio sulla visualizzazione, se possiamo dire, che cosa si può vedere attraverso questi speciali occhiali? È possibile andare a mettere il modello digitale, oggi si usa chiamarlo digital twin, proprio nell'idea che ormai è sempre più preciso e similare al reale, all'interno della realtà, dell'ambiente reale. Quando intendo andarlo a mettere, intendo che effettivamente prende la sua posizione, quello che è dietro viene visualizzato dietro, anche se è digitale, non viene messo sopra. Ecco perché prima facevo il distinguo con la realtà aumentata. La realtà aumentata mette qualcosa sopra il reale, la realtà mista mette il digitale all'interno dell'ambiente. Se è dietro, rimarrà dietro, se è avanti, verrà visualizzato. Questo permette di fare un controllo come se il digitale fosse effettivamente già presente. Questo aiuta non solo per migliorare l'attività, ma rende più facile l'utilizzo di questi strumenti alle persone che non sono abituate ad utilizzare gli strumenti digitali. In che senso? Queste persone sono abituate a guardare quello che c'è, fare misurazioni, controllare, cercare di risolvere problemi. Quando vedono il digitale come se fosse realmente posizionato, con le giuste sovrapposizioni, questo gli permette di capire come ottimizzare l'installazione o l'attività che devono pensare di fare. È possibile lavorare anche a distanza con la condivisione in remoto di quello che vedete attraverso gli occhiali? A distanza è possibile sia comunicare con l'operatore che è sul campo, sia vedere esattamente quello che lui sta facendo, ma non solo, è possibile, e ovviamente sia il reale che il virtuale, ma non solo, è anche possibile andare a segnalare dei punti dove magari si debba operare, anche semplicemente con il dito evidenziandoli, e per l'operatore rimane evidenziato sul come se fosse effettivamente evidenziata la realtà. Quindi a tutti gli effetti è possibile tranquillamente anche da remoto assistere una persona che magari ha bisogno di un aiuto o di un chiarimento su un intervento su cui deve e su cui sta lavorando. Parliamo di questo metodo ultrasuoni per indagare la struttura appunto degli edifici nella stabilità, nella sicurezza, insomma, come funziona? Allora, intanto partiamo dicendo che gli ultrasuoni e le tecniche ultrasonore nella diagnostica industriale sfruttano le proprietà delle onde elastiche prodotte da cristalli che possono essere piezocompositi, che eccitati da corrente elettrica vibrano e producono onde ultrasonore. Le onde ultrasonore vengono trasmesse all'interno dei materiali, si lavora con gli echi di ritorno. Quindi diciamo che come quella che è molto semplicemente l'ecografia che noi possiamo vedere in ospedale, si lavora nella stessa maniera con visualizzazioni un po' diverse, ma si lavora con lo stesso principio, quindi con gli echi di ritorno delle onde elastiche. Ci può fare qualche dimostrazione o qualche esempio pratico? Allora, qui per esempio abbiamo uno strumento
ultrasonoro, uno strumento per controlli ultrasoni convenzionali. I controlli ultrasonori si dividono in convenzionali e avanzati. Questo è un convenzionale connesso ad una sonda, ad un trasduttore convenzionale. I trasduttori hanno, come dicevo prima, un cristallo che viene eccitato e quello che si analizza è, non è altro che le varie eco di risposta. In questo caso noi abbiamo un blocco campione con dei fori e quello che vediamo sono le eco di quei fori. La cosa importante all'interno della diagnostica industriale e o civile è ovviamente la valutazione in base ai criteri di accettabilità fornite dalle normative applicabili. Quindi ci sono le varie normative e i vari codici che i clienti richiedono dove essere rispettati, e quindi chi approccia al controllo deve innanzitutto avere non solo i dettagli del particolare da sottoporre a controllo, ma soprattutto le normative di riferimento che cambiano da oggetto ad oggetto, da manufatto a manufatto, da materiale a materiale, e di conseguenza propongono dei limiti differenti anche come classi e criteri di accettabilità. Vale per tutti gli edifici? Allora, in questo caso noi stiamo parlando di strutture metalliche. Si possono fare controlli ultrasonori anche sul calcestruzzo, quindi per verificarne l'integrità. Normalmente si utilizzano fare carotaggi e quindi il controllo direttamente sul carotaggio, ma si possono eseguire anche controlli on site in servizio. La differenza sostanziale tra controlli sulle strutture metalliche e controlli su calcestruzzo sono le frequenze di vibrazione dei cristalli e quindi le frequenze a cui si lavora. IPLE è attivo il servizio lavoro che mette in contatto le aziende che offrono lavoro con chi lo sta cercando. IPLE cura i colloqui per l'inserimento nel mondo delle imprese, esplorando la storia formativa e professionale dei candidati, che sono i corsisti FTS, formazione tecnica superiore, i ragazzi FP, formazione professionale, spesso già introdotti in azienda attraverso periodi di stage, e vari utenti segnalati dal centro per l'impiego o provenienti in generale dal mondo dell'edilizia. Qui vediamo almeno due cose che oramai sono diventate importanti anche per l'edilizia: i droni e i laser scanner. E sono importanti nonostante siano delle tecnologie, diciamo, trasversali, che riguardano tantissimi campi produttivi, campi di vita, e in edilizia cominciano ad essere veramente fondamentali per poter gestire in maniera digitale il processo. Un drone permette di controllare continuamente un cantiere edile e di costruire contemporaneamente e insieme, in parallelo alla vera costruzione, anche per esempio un gemello digitale, e quindi ottenere scannerizzazioni continue e costruire in questo modo un modello digitale che è un gemello appunto del vero edificio, che cresce nel tempo insieme all'edificio stesso. Così come il laser scanner è oramai fondamentale per poter fare i rilievi sull'esistente, cosa necessaria e indispensabile per fare i progetti normalmente, ma a maggior ragione quando si comincia ad utilizzare il BIM in edilizia. E quindi digitalizzo tutto ciò che è esistente, lo trasformo in un modello virtuale 3D, su questo poi ci lavoro, preparo un progetto e dopo torno in cantiere a realizzare poi le opere di manutenzione, di ristrutturazione, di efficientamento energetico e quant'altro. Visto che ormai siamo sempre più abituati a vedere i termoscanner, ti chiedo, hanno più o meno la stessa funzionalità, funzionano allo stesso modo di questi laser scanner? Sì, oramai siamo abituati a vederli tutti i giorni, purtroppo. In edilizia si usano da qualche anno e sono strumenti utilissimi, specialmente in questi tempi con tantissimi lavori che vengono fatti proprio sull'efficientamento energetico. Il termoscanner permette di controllare molto velocemente la qualità
andando a misurare proprio la temperatura delle superfici, dei materiali che compongono la superficie edile, quindi dell'edificio, e ci fa capire se l'isolamento termico è un isolamento uniforme o se ci sono dei ponti termici, zone dove la temperatura, essendo più bassa, ci dicono che appunto lì abbiamo una dispersione di calore maggiore del solito. È possibile un riscaldamento a pavimento senza l'utilizzo dell'acqua calda, quindi del gas? Sì, è possibile, anche perché è stato utilizzato abitualmente nelle rampe di accesso agli ospedali, ai pronto soccorso, ai garage, ed è stato utilizzato ultimamente anche nelle abitazioni civili, dove si può annegare nel massetto della pavimentazione un cavo elettrico che, opportunamente controllato per la temperatura, aumenta o diminuisce la temperatura della pavimentazione e dell'ambiente stesso utilizzando esclusivamente corrente elettrica. Il funzionamento è molto semplice, perché sostanzialmente è un'alimentazione elettrica tradizionale. Va fatto un dimensionamento specifico in base alle esigenze per definire quanti watt a metro quadro debbono essere utilizzati. Lo studio tecnico può essere seguito direttamente dall'azienda fornitrice o in collaborazione con i progettisti locali che conoscono bene il tipo di struttura nella quale si andrà a realizzare questo tipo di impianto. E per la casa del futuro? Per la casa del futuro può essere un'alternativa molto interessante, a maggior ragione se la produzione elettrica viene da energie rinnovabili, da fotovoltaico, da un qualcosa che non debba necessariamente dipendere dal petrolio. Vi segnaliamo alcuni dei corsi in partenza a cura di IPLE. Da mercoledì 27 ottobre, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, settore costruzioni. Da giovedì 4 novembre, cappotto in calce canapa, in collaborazione con la Banca della Calce. Da lunedì 15 novembre, certificatore energetico in edilizia, con esercitazioni individuali, project work di 12 ore.